L'Havana. Lo cerchiamo in tutte le strade. Invano. Non è più qui. Ma il suo nome resta nella mente di tutti e il suo sogno regna ancora incontrastato. Lui è Fidel Castro, il leader massimo di Cuba per più di 50 anni. Oggi il suo volto sembra scomparso dai muri della città, anche perché nell'ultima parte della sua vita ha scoraggiato ogni culto della sua persona. Tra le mura di questa casa sono custodite alcune immagini inedite del leader cubano. Vedi questo edificio? Si chiama il Dakota. È qui che hanno ucciso John Lennon. Per la prima volta, tre dei più importanti fotografi ufficiali di Castro si incontrano per parlare del comandante. È la mia collezione personale. Tre generazioni si confrontano su di lui, come mai prima d'ora. Aveva questa abitudine strana. Quando doveva riflettere prima di parlare, univa le mani come in preghiera. Lui è Roberto Salas e le sue foto hanno fatto il giro del mondo. Fidel non era un soggetto facile. Questa è la mia foto preferita e l'ho scattata in condizioni difficili. Era la prima volta che vedevo Che Guevara. Non è mai stato facile scattare delle foto a Fidel, perché quando parlava gesticolava molto e faceva anche tutta una serie di smorfie particolari con la faccia. Erano tutte le sue tipiche espressioni. Questo scatto qui è molto caratteristico. Ha una certa personalità. Ed è per questo che in ogni modo lui ne uscirà bene. Perché non è solo la persona o l'aspetto fisico, ma è la personalità che trasparirà dall'immagine. Fotografare Fidel era ogni volta una festa, perché metteva grande passione in ogni cosa e come fotografo cercavi sempre di trovare l'angolo migliore per fotografarlo. Sapevi che ogni immagine poteva diventare un pezzo di storia. Non è facile scoprire l'uomo che si nasconde dietro il mito del comandante. Per alcuni è un dittatore, per altri un eroe. È stato il più longevo dei leader politici del Novecento. Repression of Castro's Cuba, the yearning of the Cuban people for freedom must not be denied. De nuevo. Cuba libre. Ha visto avvicendarsi 10 presidenti americani. Cuba deje de poner también su granito de arena. Ha tenuto discorsi interminabili. Era rivoluzionaria. Ed è sopravvissuto a più di 600 tentativi di eliminarlo. Amato o odiato, ma mai ignorato. Un leader diverso da tutti gli altri. Tutti possono avere una loro idea di come debba essere un uomo di governo, ma Fidel Castro è qualcosa di completamente diverso. Pochi leader mondiali hanno avuto tanti nemici. Per aver instaurato un regime comunista che non ammetteva dissenso e per aver tentato di esportare la rivoluzione in America Latina e in Africa. Per me Fidel è il massimo artista della cospirazione, con un'inventiva, un genio e una fantasia che non hanno avuto uguali in nessun paese. A fronte di tanta ostilità, pochi politici hanno saputo suscitare tale entusiasmo e ammirazione. Ha garantito al suo popolo l'accesso all'istruzione e alla sanità, inviando i medici cubani anche in altri paesi. A Cuba e in tutto il mondo è visto da molti come un simbolo di resistenza. Un attacco a Fidel era un attacco alla rivoluzione, ma non possiamo pensare che per quanto lo amiamo e per quanto lo ammiriamo possa esistere un leader senza difetti. Adesso siamo arrivati al paradosso. Usano l'immagine per farci del male. Roberto Cile è consapevole che il tema è delicato e va affrontato con cautela. Non è semplicemente un cineoperatore, ma ha seguito Fidel Castro per più di 25 anni.
A volte capivo che i miei occhi erano gli occhi del mondo, perché in tante occasioni c'era una sola telecamera ed era quella che portavo in spalla. Centinaia di ore di riprese, migliaia di chilometri percorsi e un accesso esclusivo al leader. Ho avuto la possibilità di conoscere un Fidel, il leader, il mito, il grande rivoluzionario di statura mondiale. Ma voglio aiutarvi a conoscere un altro Fidel, il Fidel più intimo, più umano, quello più vicino alla gente. È la persona che il mondo non ha avuto la possibilità di conoscere perché l'altra immagine prevale su tutto. Allora, io vi invito a prendere telecamere, microfoni e luci e andare a incontrare i suoi amici, la gente che può davvero parlare di Fidel, del Fidel più umano e della sua sfera privata. Anche lui è un uomo come noi, è un essere umano come tutti, nato per vivere e morire. Roberto Cile ci invita a conoscere il Fidel Castro che lui conosce bene. Per la prima volta, i suoi cari hanno accettato di parlare alle telecamere di aspetti meno noti della sua vita. Quelli che stiamo per ascoltare sono i suoi amici e parenti. Persone che lo hanno amato e ammirato, pronte a condividere aneddoti di una vita unica. Tra questi testimoni c'è anche Gabriel García Márquez. Questo è il Fidel Castro che io credo di conoscere. Un uomo dalle abitudini austere e dai sogni infiniti. Ha avuto un'educazione all'antica, che gli ha lasciato modi semplici e parole misurate, ma è incapace di concepire un'idea che sia meno che straordinaria. In nome del popolo di Cuba, Fidel Castro Ruz. Puoi amarlo, puoi disprezzarlo o anche odiarlo, ma di sicuro non ti può lasciare indifferente. Per tutti qui è solo Cile. La sua missione è mostrarci l'uomo dietro il mito. La sua musa è Mariela Castro, nipote del leader Máximo e figlia di suo fratello Raúl. È molto frequente che l'immagine di Don Chisciotte sia utilizzata per descrivere un sognatore, o meglio, una persona che sogna l'impossibile. Fidel è stato un uomo che ha sognato cose apparentemente impossibili, ma ha dimostrato, con la pratica, come certe utopie possano trasformarsi in realtà. E in questo senso ha sicuramente qualcosa di Don Chisciotte. In America Latina, la figura di Don Chisciotte, il protagonista del romanzo di Miguel de Cervantes, è stata spesso accostata a combattenti per la libertà come Simón Bolívar e José Martí. Le radici di Fidel Castro sono in Spagna. Il padre era di origini galiziane. Catiusca Blanco è la biografa ufficiale del leader cubano. Dal popolo galiziano ha ereditato alcuni tratti, come il senso dell'onore, la signorilità, la nobiltà d'animo, ma anche una cultura dell'autodifesa, della resistenza, di chi è stato cresciuto per sconfiggere le difficoltà. Fidel nasce nel villaggio di Biran, nel 1927, in una famiglia agiata di coltivatori di canna da zucchero. Frequenta i più importanti collegi religiosi e, secondo i suoi insegnanti, è un valido studente che ama praticare sport e ha doti naturali di leadership. Nel 1945 si iscrive alla facoltà di legge. Possiamo dire che il fatto di essere nato in un ambiente contadino gli ha dato un certo carattere e il rispetto per gli esseri umani, una sensibilità verso il prossimo e le persone umili. Invece la scuola gli ha dato una formazione e ha sviluppato la sua intelligenza. Ha acquisito capacità di riflessione e di comprensione che un giorno avrebbero contrassegnato il corso della sua vita. Un uomo riflessivo che avrebbe osato l'impensabile, sfidare la dittatura di Fulgencio Batista sostenuta dall'esercito. All'epoca Cuba è ricca di risorse naturali, ma la popolazione rurale vive in miseria. L'Havana è una roccaforte della criminalità americana.
e il regime corrotto reprime con violenza chiunque provi a chiedere riforme, in primo luogo gli studenti. La rivolta comincia a divampare. Nel 1953 Castro e un pugno di giovani rivoluzionari occupa la caserma Moncada, appena fuori Santiago de Cuba. Sono io, Marta. Roberto Cile ci presenta una testimone diretta di quel periodo. Marta Rojas è all'epoca una giovanissima cronista che segue gli eventi. L'unica molla era la forza dell'idealismo profondo che li animava. Perché allora l'esercito era schierato ancora al 100% combattista. L'attacco alla caserma Moncada fallisce e Castro viene arrestato. Durante il processo, Marta Rojas pensa di trovarsi davanti un uomo sconfitto. Invece, il giovane avvocato pronuncia la sua autodifesa, una vera arringa. Quella è stata per me la sua prima vittoria. Ed è proprio da lì che viene la frase: la storia mi assolverà. È proprio in questo momento che mostra l'intelligenza e il coraggio di trasformarsi da accusato in accusatore. È in questo processo che Castro pronuncia la famosa frase: condannatemi, non importa, la storia mi assolverà. È la prova di come l'uomo già conosca la forza delle parole. Nel 1955 viene condannato a 15 anni di prigione, ma due anni dopo Batista gli concede l'amnistia per non farne un martire. Castro va in esilio in Messico. Dopo continua a pianificare una rivolta che rovesci l'odiato dittatore. L'anno dopo acquista un vecchio yacht, il Granma, e salpa per Cuba con soli 82 compagni. Batista è informato del suo arrivo e lo sbarco fallisce. Solo in 12 riescono a salvarsi e raggiungere le montagne della Sierra Maestra. Tra loro c'è il fratello minore Raul e un giovane medico argentino, Ernesto Che Guevara. Anni dopo Fidel ammetterà i limiti del piano originale. A proposito del Granma, ha detto che, guardando come sono andate le cose, forse sarebbe stato meglio non attaccare la Moncada e neanche fare lo sbarco del Granma, ma andare direttamente nella Sierra Maestra. Guillermo García Frías è un contadino prima della rivoluzione ed è tra i primi a unirsi al piccolo manipolo di guerriglieri tra le montagne. Fidel arrivò a Purial e incontrò Raúl, che aveva 5 fucili. Con i 2 che aveva lui erano 7, e ha detto: ora sì che abbiamo vinto la guerra. Guarda che razza di uomini e che razza di strategia che abbiamo. La guerra civile divampa con violenza in varie parti dell'isola di Cuba. Ma dopo diverse sconfitte, i ribelli di Fidel Castro si sono dovuti ritirare nella provincia orientale. È l'inizio dell'epica campagna della Sierra Maestra. Castro non ha quasi nulla, eppure è qui che fonderà la sua leggenda. L'avventura durerà più di 2 anni. I only can tell you with how many men we began this fight. We were only 12 men. Now we are too much more. The terrible for Batista is not how many men we have now, but that we grow every day. È un raro filmato per la radio canadese, girato nel 58 da un reporter della CBC, Eric Durschmid. Fidel Castro appare giovane e sicuro di sé. Viva Cuba libre! Libertà o muerte! Fidel ha un potere psicologico enorme e se lui non riesce a convincerti non ci riuscirà nessuno. È proprio la sua capacità di convincimento che ci aggregava. È così che mi ha conquistato. Ho deciso di partire e mettere in gioco la vita, se era necessario. Non era un gioco da bambini. Era una scelta difficile e complessa in quel momento. Mio padre ha sempre detto: se vuoi convincere il popolo cubano su qualsiasi argomento, prima devi convincere Fidel, poi lui convincerà Cuba e il mondo intero. Aveva una grande capacità di persuasione e argomentazione. Sfrutta la sua capacità di persuasione per attirare i media stranieri e conquistare consensi alla rivoluzione. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice.
Castro comunista? No, o almeno non ancora. Che Guevara è invece da subito un convinto marxista. Il Che diventa uno dei comandanti della rivoluzione e resterà sempre un grande amico di Fidel. Aleida, la figlia del Che, mostra a Roberto Cile il suo album di famiglia. Mio padre è sempre stato un uomo di enorme cultura e di grandissime capacità. Forse erano quasi allo stesso livello come qualità umane, ma lui ha sempre riconosciuto Fidel come suo leader. È il giorno della vittoria. I Barbudos entrano a La Habana. Con il sostegno del popolo, i guerriglieri sconfiggono l'esercito di Batista. Il sogno è diventato realtà e Fidel Castro ha trionfato. Quando voleva che si facesse una cosa, era il primo a esporsi, contro tutto e tutti, pagandone sempre il costo in prima persona. Ancora, 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 ancora e ancora. E finché non raggiungeva la sua meta, non si fermava. Ha sempre vissuto così e lo ha dimostrato. Quante volte si è fissato obiettivi che sembravano impossibili, ma si è ostinato a perseguirli e in un modo o nell'altro ci riusciva. Era proprio un uomo fatto così. Era il carattere galiziano, le sue radici spagnole. Non si tirava indietro. Impulsivo e ostinato, due nuovi tratti rivelatori del suo carattere. È che la realtà è che era nato così. Fidel era un uomo che ha avuto in sorte l'opportunità di poter realizzare in vita i suoi sogni. E questa è una cosa che poche persone possono dire di aver avuto. La rivoluzione cubana conquista molti sostenitori in tutto il mondo e Fidel Castro si reca in Nord America per spiegare la sua politica. Qui a Montreal nel 1959. Our ideal humanismo, not communism, not capitalismo in the old sense. Ma presto arriva l'ora della scelta di campo, in un mondo diviso tra ideologie contrapposte. E Castro si attira l'ostilità di Washington con la sua politica di nazionalizzazioni e la riforma agraria. Appena gli Stati Uniti impongono le prime sanzioni economiche, Cuba inizia ad avvicinarsi all'Unione Sovietica. Fidel Castro sembra aver ottenuto il risultato che cercava. Con la riforma agraria ha distribuito la terra ai contadini poveri, i campesinos. E ora Cuba è letteralmente tutta ai suoi piedi. E adesso ci chiediamo che cosa ne farà. La guerra fredda arriva a Cuba. Per quasi 50 anni Fidel Castro governerà uno stato comunista con il pugno di ferro. La follia di Don Chisciotte ha molto in comune con quella dei rivoluzionari. Sono sicuro che anche Don Chisciotte ha dovuto fronteggiare i suoi giganti del nord. La cittadina di Bejucal, a 2 ore di auto da La Habana. Roberto Cile abbandona la telecamera e si dedica alla fotografia. In questa mostra c'è tutto il suo approccio a questa figura storica. Fotografie, filmati e sculture. Una monografia dal titolo eloquente, Fidel è Fidel. Un tributo all'uomo e al mito, perché come dice suo fratello Raul, lui è insostituibile. È una foto che ci mostra oggi l'uomo che è stato capace di sconfiggere un esercito sulla Sierra Maestra, di fermare l'invasione a Playa Girón e uscire dalla crisi del 1962. La crisi dei missili a Cuba tiene il mondo con il fiato sospeso, portando l'umanità a un passo dalla guerra nucleare. La tensione tra Cuba e gli Stati Uniti è in piena escalation. E nel 61 un tentativo di invasione sostenuto dagli americani è fallito miseramente, alla Baia dei Porci. Di conseguenza gli Stati Uniti impongono il blocco commerciale. Decine di navi da guerra e centinaia di aerei prendono parte al blocco aeronavale dell'isola. I sottomarini incrociano al largo delle coste cubane, pronti a intercettare qualsiasi nave. Nel 1962 l'Unione Sovietica schiera sull'isola missili con testate nucleari puntati verso gli Stati Uniti. L'amministrazione Kennedy è pronta a ordinare l'invasione di Cuba per distruggere i missili sovietici. A La Habana la tensione è altissima. Castro incita il popolo alla resistenza e rifiuta ogni passo indietro. La crisi diventa una partita a poker tra le due superpotenze. Il popolo non tiene miedo.
Fidel Castro arringa la folla, dicendosi pronto a compiere l'estremo sacrificio. Io l'ho visto in un momento molto difficile, in quei giorni di ottobre. E ho visto che aveva una pazienza, una calma e una tranquillità assoluta, perché aveva già ben chiaro in mente cosa avrebbe fatto. E sapeva, o aveva più o meno calcolato, le pedine che avrebbe mosso e come si sarebbero disposte. Già aveva chiara la tattica nella sua mente e sapeva come si sarebbero mosse. Tranquillità assoluta. Eppure, questo autocontrollo poteva lasciare il posto a scoppi di ira, come ricorda bene Marta Rojas. La prima cosa che fa quando si arrabbia, se sta seduto, è alzarsi. Avete visto? Fa come un salto o dei passi molto lunghi, con la sua ampia falcata. Inizia a muoversi a passi lunghi per la stanza, finché all'improvviso si ferma e si risiede. Mosca raggiunge infine un accordo con Washington. In cambio del ritiro dei missili, non ci saranno più tentativi di invadere Cuba. Fidel Castro giudica l'intesa un tradimento, tuttavia la sfrutta a suo vantaggio per ottenere concessioni dall'Unione Sovietica con uno scambio tra combustibile e zucchero cubano. Fidel era sempre un uomo capace di sorprendere. Ogni volta che c'era una situazione di conflitto con gli Stati Uniti e una crisi difficile, Fidel ha sempre avuto l'abilità di cambiare le carte in tavola, lasciando gli avversari sorpresi e con il cerino in mano. E si divertiva come se stesse giocando una partita di baseball oppure di scacchi. Nei primi anni 60, gli aiuti sovietici rilanciano l'economia e a Cuba si respira ottimismo. A Cuba, il socialismo avanza al ritmo del cha-cha-cha. Né comunismo né capitalismo era lo slogan di Fidel durante la rivoluzione, ma alla fine Cuba ha scelto da che parte stare. Ricardo Alarcón è stato per anni uno dei più stretti collaboratori di Fidel Castro. Penso che Fidel Castro avesse un solo difetto, ma era un grande difetto, che non sapeva lasciare mai le cose a metà, incomplete. E quando lavorava a un progetto, partiva dall'inizio, dall'idea originale, e lo portava fino alla fine. E in tutto il percorso metteva una passione e una grande intensità che è irripetibile. Negli anni allaccia rapporti personali con importanti figure come il primo ministro canadese Pierre Elliott Trudeau, al quale si sente intellettualmente affine. Questi rari filmati provengono dall'archivio personale di Castro. Trudeau è il primo leader occidentale a visitare ufficialmente Cuba nel 1976, in pieno embargo statunitense. Viva il primo ministro, comandante Fidel Castro! Nel 2000 Castro si reca a Montreal per i funerali del suo amico Pierre Trudeau. La stessa amicizia lo lega all'ex presidente del Sudafrica, Nelson Mandela, che ha sostenuto per anni nella lotta contro l'apartheid. Un rapporto ancora più intenso, quasi paterno, è quello che instaura con Hugo Chavez, presidente del Venezuela. Fidel Castro lo considera a tutti gli effetti il suo erede. Frank Fernandez è un pianista e un compositore di fama mondiale. Anche lui vanta una lunga amicizia personale con Castro. Per me Fidel non è un dirigente politico, ma è un artista, un uomo che ha il talento della parola. Una volta un giornalista gli ha fatto questa domanda: che tipo di qualità deve avere una persona per essere suo amico? Si aspettavano che desse una tipica risposta da politico, una risposta carica di riferimenti alti e ideologici, ma lui ha detto: la cosa più importante che io cerco sempre in un amico, la condizione imprescindibile, è l'onestà personale. Essa è una forza invincibile.
Secondo il suo amico pianista, Castro può essere feroce come un leone o tenero come un agnello. È perfezionista, impaziente ed esigente. Non ha mai potuto perdonare la slealtà. È una cosa che hanno detto in tanti. E tantomeno tollerava la vigliaccheria, soprattutto in politica. Ma è sempre stato un uomo con cui si poteva argomentare, discutere, anche dando un'opinione contraria. Basta che non si mettessero in discussione le sue idee e che non si andasse a contestare i principi della rivoluzione. Fidel Castro non ha tollerato alcuna opposizione. È stato accusato di aver avallato processi sommari ed esecuzioni, di aver incarcerato i dissidenti e soppresso la libertà di espressione. Per me il presidente Fidel è un assassino. Nel 2000, in un'intervista esclusiva con la radio canadese, Fidel Castro ha parlato per la prima volta dei prigionieri politici. Numero esatto. Non sé, non doy al tanto. Vamos a meter que hay entre 200, 300, 320 y 400. Al principio de la revolución, cuando Estados Unidos organizó 300 organizaciones contrarrevolucionarias y terroristas, llámenlos como quieran ustedes. Nosotros no los llamamos presos comunes porque no son presos comunes. No lo llaman presos políticos porque son presos contrarrevolucionarios. El bloqueo criminal que nos promete endurecer multiplica el honor y la gloria. Es así. È un dato di fatto. Il nostro popolo ha subito un'aggressione. Siamo ancora in stato di guerra perché hanno imposto un embargo criminale contro di noi. Parlarne è facile, ma diverso è viverlo. In quanto comandante della rivoluzione, Castro deve prendere decisioni controverse, un peso non facile da portare, come sa bene sua nipote. Fidel è stato cresciuto con un'educazione cattolica sin dall'infanzia. Immaginate come sia difficile per un uomo cresciuto nella fede cattolica e che ha quindi introiettato la cultura cristiana, a cui poi si è aggiunta una vera formazione umanista, prendere decisioni drastiche. Era una cosa molto difficile. Le sue scelte gli hanno procurato molti nemici. Per tutta la vita Fidel Castro ha sfidato il destino e la morte lo ha sfiorato più volte. Secondo informazioni della CIA, che gli valgono un posto nel Guinness dei primati, è sopravvissuto a 638 attentati e tentativi di assassinarlo. Elvin Fontaine ha fatto parte della sua guardia personale. Ci sono state delle azioni che non hanno raggiunto l'obiettivo solo per l'intervento degli organi di sicurezza dello Stato e in particolare della scorta del comandante in capo. Castro ha sempre amato i bagni di folla e la sua spontaneità crea spesso grandi problemi alla scorta. Nonostante le minacce, ha sempre rifiutato particolari protezioni. In Cile, un uomo si è avvicinato con una telecamera come questa e ha tirato fuori una pistola per sparare a Fidel. 1990. Il crollo del blocco comunista, unito all'inasprirsi dell'embargo statunitense, mette in ginocchio l'economia cubana. Il paese è isolato dal mondo e migliaia di cubani cercano di raggiungere la Florida per scappare dalla dittatura e dalla fame. Passerà alla storia come la crisi dei Balseros, dal nome delle imbarcazioni di fortuna costruite con camere d'aria. Tra questi profughi c'è Elian Gonzalez, un bambino di 6 anni, recuperato in mare aperto dopo un naufragio. Alcuni parenti vorrebbero tenerlo negli Stati Uniti, ma il padre rivendica il diritto di riaverlo con sé a Cuba. Fidel Castro mobilita l'intero paese e nel giugno del 2000 il piccolo Elian Gonzalez torna a Cuba, accolto come un eroe. Ora ci apprestiamo a incontrare Juan Miguel e Elian. Il loro caso ha fatto molto scalpore a Cuba e nel mondo. Sono passati diversi anni da quei giorni e Roberto Cile torna a casa Gonzales per incontrare Elian, che oggi è un ingegnere. Negli Stati Uniti mi parlavano sempre di Fidel Castro come di un diavolo, di un orco. Dicevano che era un personaggio cattivo e che lui faceva uccidere le persone. Io sono un amico di tuo padre, tu non lo sai?
Sei mesi dopo il ritorno di Elian, Fidel Castro lo incontra per la prima volta. Así que tú no te vayas a comer esto y guardar eso. Poi mi sono tranquillizzato, mi ha fatto ridere e dopo mi ha dato una scatola di cioccolatini e un libro che ho ancora. Ho capito che non poteva essere la persona che mi avevano descritto. Se uno scherza così con un bambino, non può essere un orco o una persona che fa assassinare gli altri. E io non ci potevo credere. È da allora che si è cominciata a creare tra noi una vera familiarità. Castro diventa una specie di nonno per Elian. Invita spesso a cena la sua famiglia e resta con loro fino a notte fonda. Era capace di imparare da ogni situazione. Se gli chiedevo una cosa e non sapeva la risposta, la inventava oppure cambiava argomento per non farsi trovare impreparato. Se, per esempio, stavamo parlando di baseball e per qualche motivo accennavo a una cosa che lui non conosceva, subito mi rispondeva con un'altra domanda, molto più difficile, a cui non sapevo rispondere. Oppure cambiava tema o argomento. E, non so, andava a parlare di cose come lo spazio, che io non conoscevo, ma lui sicuramente sì. Ed era un modo per non farsi mai mettere in imbarazzo. Castro è un lettore avido e insaziabile, mosso da una curiosità perenne. Si interessa agli argomenti più disparati. Si documenta sull'agricoltura, sulle vaccinazioni, sulla formazione dei medici. È capace di studiare per ore immerso nei libri, dimenticandosi di mangiare e dormire. Eusebio Leal è lo storico che ha coordinato il restauro della città vecchia dell'Havana. Perché a differenza di quello che si crede. Era un uomo abituato a parlare e ad essere ascoltato, ma aveva anche una grande capacità di ascoltare e di riflettere sempre. Un bisogno di conoscenza gigantesco. Sapeva fare un'infinità di domande pertinenti finché non arrivava sempre all'essenza del problema. Non consigliavo a nessuno di presentarsi impreparato a un incontro con Fidel Castro o di improvvisare un intervento superficiale su un qualsiasi tema, perché rischiava di essere messo letteralmente a nudo davanti a tutti, senza che potesse pronunciare neanche una parola. Tutti sono d'accordo su una cosa. Castro è un uomo che non ama perdere. A Cuba c'era un modo di dire. Fidel non vorrebbe perdere neanche se facesse una gara di sputi. È una cosa che fanno i bambini, giocano a chi sputa più lontano. Lo dicevano davvero? Sì, era vero. Non gli piaceva perdere, è la verità. Non poteva perdere, è un dato di fatto. Non è che imbrogliasse o che non stesse al gioco, ma era fatto così, non gli piaceva perdere. E cercava sempre il modo di vincere. Il perfetto esempio dello spirito competitivo di Fidel Castro è la storica partita a baseball contro il suo amico Hugo Chavez, allora presidente del Venezuela. È stato incredibile. La partita era tra le squadre delle guardie personali, la sua e di Chavez. E erano tutte persone di una certa età. Allora, quando Fidel ha visto che stava perdendo, ha inventato un trucco per uscirne comunque vincitore. Ha cercato tra il pubblico alcuni ex giocatori della nazionale, li ha fatti truccare con barbe e baffi finti o facendogli tingere i capelli di bianco, poi ha dato loro la divisa e li ha messi in campo. Chavez si è accorto subito di quella mossa, ma intanto Fidel era passato in vantaggio e questo ci fa capire il suo carattere. Per molti è così, un uomo intelligente e appassionato, che punta sempre alla vittoria, ma per altri la sua incapacità di perdere assume i contorni di un'ossessione. Lo studio privato di Frank Fernandez. Chile gli chiede cosa rappresentava per lui Fidel, e il grande pianista risponde con la musica. Fidel amava proteggere la sua vita privata. Per questo ha sempre cercato in ogni modo, e chi potrebbe contestarlo, di preservare il più possibile proprio gli aspetti che voi vorreste trovare in questo documentario. Ma c'è poco che possiamo raccontare, perché è stato capace di conservarlo solo per se stesso. Uno dei segreti meglio custoditi della vita di Castro e che suscita da sempre curiosità è il suo rapporto con le donne. Di certo posso dirvi che Fidel
si è sempre concesso con grande passione all'amore e ha amato. Ma l'amore sensuale non è completo se non è unito all'amore universale. La giornalista Marta Rojas lo ha conosciuto all'inizio della rivoluzione e ne ricorda il grande fascino. Non è certo una novità che fosse un grande seduttore sotto ogni aspetto, ma ricordiamo che all'epoca era anche molto giovane. Certo, questo non è sufficiente, perché non basta essere giovane per sedurre. Infatti lui risultava attraente anche per i modi formali, per la sua eleganza e delicatezza. E con tutte le donne in generale. Non dovrei essere io a parlarne, ma tutti sanno che Fidel era famoso per la sua lingua sciolta e per il suo modo di parlare. Ma forse dovreste chiederlo alle sue tante fidanzate o alle sue compagne di vita legate a certi periodi. Ma di sicuro era famoso per il modo in cui sapeva conquistarle. Fidel sapeva essere molto romantico e, secondo alcune donne che lui ha amato tanto e che hanno continuato ad amarlo per tutta la vita, Fidel era un uomo davvero speciale, molto romantico e un grande seduttore. E ho conosciuto tante donne che si sono sentite davvero amate. Nel 1948 Fidel Castro sposa Mirta Diaz Balart. Hanno un figlio, Fidelito. Divorzieranno 7 anni dopo. Da questo momento, la vita privata di Fidel si confonde con il suo mito. Nessuno sa quanti figli abbia avuto. Questo riguarda la sua vita privata, ma è una realtà ormai acquisita, che ha avuto molti figli. E la maggior parte li ha avuti con la sua ultima compagna. Ma ne ha avuti anche degli altri. Se ne conoscono almeno 3. Fidelito, sicuramente, che è nato dalla prima moglie. È una storia d'amore bellissima che un giorno meriterebbe un romanzo. È stata una vera storia d'amore. Ma sono cose che succedono spesso nella vita di uomini che sono, come dire, romantici e sono anche carismatici. 8 figli, è questo il numero ufficiale. Ma la famiglia di Fidel Castro è quasi un segreto di Stato a Cuba. Conosce la seconda moglie, Dalia Soto del Valle, negli anni 60, ma la maggior parte dei cubani ignora il suo legame con Fidel fino alla fine degli anni 80. Insieme hanno in tutto 5 figli. Ricordate il fotografo Alex e i suoi scatti intimi di Castro? È il terzo figlio di Fidel. È stato un buon marito. Mia madre lo ha sempre accompagnato e a lui faceva piacere averla vicina. Si è sempre informato di come stava. È la prima volta che Alex Castro accetta di parlare della sua famiglia. Per lui la casa di famiglia era come un santuario. Non lasciava trapelare nulla all'esterno. Non ha mai fatto entrare giornalisti in casa nostra. Quello che succedeva in famiglia restava chiuso in un ambito ristretto. Era un santuario, il posto dove poteva riposare. Ma che padre è? Un leader ossessionato dal suo ruolo e sempre in corsa contro il tempo. È sempre stato un uomo impegnato, ma questo non significa che non pensasse a noi in ogni momento. E infatti riusciva il sabato o la domenica a stare coi figli. Ad esempio, se uscivamo a giocare a baseball, vicino a casa, veniva e giocava con noi. Era affettuoso e gli piaceva scherzare, parlare. E ogni volta ci prestava la massima attenzione. Non era un padre distante. Quando parlavo con lui lo sentivo molto vicino. Quando ci trovavamo a tavola era sempre un momento importante, perché è l'occasione in cui vengono fuori le cose buone e cattive e tutte le preoccupazioni. Un aspetto poco noto del Fidel intimo è il suo amore quasi paterno per la figlia di Che Guevara, Aleida. Ci sono delle foto bellissime in cui si vede mio padre che mi tiene in braccio e fa per mettermi tra le braccia di Fidel. Si vedono loro due vicini, io sto quasi in mezzo. E papà sembra quasi affidarmi a Fidel. Per Aleida, Fidel non è mai stato il comandante della Revolución, ma semplicemente lo zio. Un altro padre. È la figura paterna che mi è sempre stata vicina. E quando ero bambina o adolescente, in tutti i momenti più belli e più tristi della mia vita, lui era con me.
Alla morte di Che Guevara, Aleida viene praticamente adottata da Fidel Castro. Avevo solo 4 anni e mezzo quando mio padre è andato in Congo e da allora non l'ho mai più rivisto. E allora forse che ho sostituito l'immagine di mio padre con quella di Fidel. E abbiamo avuto un rapporto bellissimo, con tanti momenti di tenerezza e di affetto. Ero felice. Fidel Castro ha sempre mostrato forza di volontà e disciplina. Ad un certo punto smette anche di fumare il sigaro, uno dei simboli di Cuba, per promuovere una campagna contro il fumo. Ed è rigoroso anche con i suoi familiari. Posso dirvi che mio padre ci ha impartito un'educazione molto severa e non siamo mai stati facilitati. Quando andavamo alla scuola elementare, venivamo accompagnati in macchina, ma dovevamo anche fare un pezzo di strada a piedi. E ci ha insegnato l'importanza di camminare, per mostrare che non era tutto facile. Ci spiegava che non tutti i bambini del mondo andavano a scuola in macchina e non tutti i genitori potevano permetterselo. Voleva che imparassimo tutte le cose della vita, sia quelle buone che quelle cattive. Ricordo ancora, dopo tanti anni, quelle strade che facevamo a piedi ed erano almeno 2 o 3 chilometri. Questi filmati non sono mai stati trasmessi o mostrati in pubblico. Fidel Castro al massimo dell'informalità. Ha fatto da testimone al matrimonio di un amico. Prepara la paella. La cucina è una delle sue passioni. Una volta degli amici italiani sono venuti a trovarlo e lui ha spiegato loro la sua ricetta per fare la pasta. Tappa, carne, prendi, arriva, crema de bechamel. Era molto curioso e è sempre stato davvero goloso di tutte le cose della vita. Ma era anche un uomo intelligente, quindi cercava sempre di raccogliere altre informazioni. In questo caso voleva conoscere ricette oppure alimenti più nutrienti e più saporiti. Infatti, ad esempio, con mia madre si scambiava sempre le ricette. Con gli amici e i parenti, Fidel Castro mostra il suo lato più gioviale. Ha sempre avuto un grande senso dell'umorismo. Gli piaceva raccontare aneddoti e sapeva farti ridere. Ricordo che in un'occasione aveva riunito tutti i suoi fratelli con tutti i loro figli e nipoti, tutti insieme. Hanno iniziato a parlare e alla fine lui stava morendo dalle risate. Non l'ho mai visto ridere con tanto gusto, si stava proprio divertendo. Mio padre gli raccontava delle cose sul giorno in cui sbarcarono col Granma e dei primi combattimenti. E Fidel stava morendo dalle risate e faceva: solo adesso me lo dici? Un uomo che sa ridere ma anche piangere. Anche se pochi l'hanno visto in lacrime. Sicuramente ha pianto il giorno della morte di Hugo Chavez, che considerava il suo erede, e della rivoluzionaria Celia Sanchez, considerata uno dei suoi grandi amori. Il dolore che so che ha provato quando è morta Celia Sanchez era così grande che anch'io mi sono sentita male. Perché ero lì con loro e Fidel mi è passato vicino senza vedermi. Non vedeva più niente. E la vita doveva andare avanti, era ancora nel pieno degli anni, però si è portato dentro un dolore così grande da quel giorno. Era un essere umano con una grandissima capacità di amare. Affettuoso, paterno e gioviale. È così che lo descrivono le persone più vicine a lui. È anche l'uomo che un giorno decide volontariamente di rinunciare al potere. Portava su di sé la responsabilità di tante persone e una volta gli ho chiesto: qual è la cosa che più ti piacerebbe fare? Lui ha risposto subito: starmene all'angolo di una strada. Il salone del libro dell'Havana. Tania o Vania? Tania Maria. Roberto Cile firma il libro che raccoglie le foto della mostra. È un tributo concepito per farla conoscere nel mondo. Tutti abbiamo dato il nostro contributo per creare questo ritratto di Fidel, ma credo che sarà il tempo ad avere l'ultima parola. Hasta la vittoria sempre! Il tempo passa.
è il momento di tracciare un bilancio. Lo stesso Castro ammette che, tornando indietro, cambierebbe molte cose. Fidel è stato un essere umano. Non si è mai considerato un dio. Parliamo di una persona che ha sempre ammesso di aver fatto degli errori. Una volta ha detto: l'errore più grande dopo il trionfo della rivoluzione è stato pensare che altri potessero insegnarci a costruire il socialismo. Ha anche detto che come rivoluzionari abbiamo commesso errori e sicuramente ne commetteremo altri in futuro, ma non si potrà mai dire che non siamo stati fedeli ai nostri principi. Però veramente giusto, solidario. Fidel Castro è stato primo ministro e presidente di Cuba per quasi 50 anni e ora i suoi cari si confrontano con il momento dell'uscita di scena. Dopo la vittoria della rivoluzione accettò solo l'incarico di primo ministro. Nell'estate del 59 presentò anche le sue dimissioni, ma il popolo scese in strada per chiedergli di ritornare subito al potere. È stato un aspetto presente nella sua vita. C'erano situazioni in cui ne parlava e la questione era sempre questa. Avrebbe voluto fare altro, ma non poteva. La volontà e il desiderio erano presenti, così come le aspirazioni, ma non si poteva. Aveva preso un impegno enorme che lo legava a questo popolo. Si sentiva depositario di una missione, quasi di un dovere. E io la paragono a una missione religiosa. E un uomo come Fidel, in questo caso, in fondo è come una vittima che è quasi schiacciata dal senso della responsabilità e del dovere. Quando hai un ruolo di fronte alla storia, questo ti impedisce di avere una vita più normale e forse più tranquilla. Per me, in realtà, il lavoro che hago non è un placer, sino un dever. Il lavoro che hago è un sacrificio. Nel 2006 le condizioni di salute gli impediscono di adempiere ai suoi incarichi e passa il potere a suo fratello Raul. Sin da bambini, Fidel ha sempre sentito il ruolo di fratello maggiore verso mio padre e voleva anche proteggerlo. E allora anche più avanti ha sempre avuto questo ruolo come un po' come suo protettore. Infatti mio padre ha dovuto imporsi per avere le stesse responsabilità di tutti gli altri compagni e non voleva sentirsi un privilegiato. Continueremo la carga, Castillo Rubén. Per i critici, i Castro rappresentano una dinastia, ma altri sostengono che Raul si è conquistato tutto sul campo. Sì, Raul è davvero un grande stratega. E ora ha in mano le sorti del paese, in questo momento più che mai. Perché ora sta conducendo la storica ripresa delle relazioni con gli Stati Uniti. Ed è un passaggio complesso e difficile, quindi ogni aspetto deve essere ben ponderato, ma senza mettere in discussione i principi fondamentali. E Raul è alla guida del processo. Raul lo ha detto in un'occasione che il loro rapporto è stato fondamentale e quanto fosse importante confrontarsi con Fidel. E sono sicuro che è così, anche perché fino all'ultimo è rimasto lucido e ha continuato a seguire gli eventi in corso e non credo che potesse allontanarsi e separarsi dai problemi più importanti del paese e del popolo. È accaduto spesso che i grandi della storia si siano ritrovati soli alla fine della vita. Vale anche per Fidel Castro? Alla fine mi sono convinto che, nonostante fosse circondato dall'affetto di centinaia di migliaia di persone, Fidel si sentisse profondamente solo. Ed era inevitabile, almeno per me. Arriva l'ora in cui inizi a vedere il peso della vita e del tempo. Vediamo un uomo anziano, dal profilo nobile e fiero, ma sono imprigionate la mente e il cuore e l'intelligenza in un corpo debole e menomato, anche se l'idea è sempre presente. Dopo tanti anni, il rapporto ufficiale tra Fidel Castro e Roberto Chile si interrompe improvvisamente nel 2006. Il momento più doloroso è stato il giorno che mi hanno chiamato e con la telecamera ho filmato qualcosa di totalmente inaspettato.
È l'unico cineoperatore presente al momento in cui Fidel Castro firma le dimissioni. La stessa esistenza del filmato è stata nascosta per anni, come un segreto di Stato. Ora viene mostrato per la prima volta. Andalo a buscar. Para que pudieran tomar, filmar la firma de esta declaración. Por si hace falta. Era nel letto dell'ospedale e ha preso l'originale del documento, pretendendo che filmassimo il momento in cui firmava quell'atto ufficiale. Così, se fosse venuto a mancare in quelle ore, avremmo avuto la prova che il documento era autentico e non costruito ad arte. Dopo, ha rivolto la faccia verso di me, che continuavo a filmarlo. Spero che nessuno di voi si desavive a luchare, che luchare tutti, hasta la última gota de sangre, defendiendo la revolución, si el país es agredido. Io gli ho risposto solo: viva Fidel. E ho visto che aveva gli occhi velati di lacrime. Quando sei così vicino, ti rendi conto che il corpo invecchia. E solo allora ti colpisce l'evidenza che sei davanti a un essere umano e che non è un mito eterno e intoccabile, ma è un uomo che puoi toccare e che puoi apprezzare sotto ogni punto di vista come un vero essere umano. Fidel Castro è solo un uomo che ha cambiato la vita di milioni di persone. Viva la rivoluzione! Che lo si consideri un dittatore o un liberatore, ha sicuramente lasciato un segno indelebile nella storia. A La Habana continuiamo a cercarlo nelle strade invano. Eppure il suo nome resta nella mente di tutti. Il nome di un uomo che è diventato un mito e che solo la storia potrà condannare o assolvere.